Bentrovati, buon giovedì a tutti. Eccoci qui con Canale 2, c'è la nostra striscia quotidiana. Questa settimana abbiamo un po' stravolto le presenze. Come sapete, ci alterniamo con Arturo e abbiamo un po' cambiato, come si dice, il giro. Oggi è la puntata del giovedì e sarebbe dovuto toccare lui, però ci siamo alternati ieri, dove invece sarei dovuto essere io qui in studio. Tutto questo è accaduto perché, insomma, lunedì c'è stato un consiglio comunale nel quale, insomma, è accaduto quello che tutta la città oramai conosce. La nostra prima cittadina ha rassegnato le proprie dimissioni, accusando parte delle forze politiche che sono al suo sostegno, o meglio, secondo lei erano al suo sostegno, accusando queste, appunto, componenti della maggioranza, stiamo parlando di 5 unità, accusandole anche di aver tradito quello che era l'impegno preso da tutti in avvio di legislatura. Le parti in causa ovviamente hanno atteso il Consiglio Comunale di ieri per poter anche, diciamo, dire alla città e ai propri elettori che cosa stesse accadendo, raccontare i fatti, però come sapete ieri il Consiglio Comunale non si è svolto perché in aula non erano presenti consiglieri comunali in sufficienza per poter dare il via ai lavori, il cosiddetto numero legale. Erano presenti solamente in 4, ma noi vogliamo un po' capire e raccontare alla città cosa è accaduto direttamente dalle persone coinvolte in questa, chiamiamola, vicenda politica. Con noi in studio Marika Longo del Partito Democratico di Altamura. Allora, è un momento un po' particolare della politica, però quello che più dispiace è che spesso dalla politica si entri un po' nelle sfere personali. Questo non dovrebbe accadere in un'aula consiliare. Vogliamo un po' ripercorrere, io non voglio entrare un po' nella vicenda dei personalismi, ma restare un po' sull'aspetto politico. La prima cittadina ha dichiarato di non avere più l'appoggio da parte di 3 consiglieri del PD più altri 2 di Italia in Comune. Stando ai numeri, 15 meno 5, 10, l'opposizione è a 9. Lei avrebbe bisogno di 3 consiglieri adesso per poter avere una maggioranza e poter proseguire nel caso in cui si decida di fare un rimpasto e proseguire con questo governo. Ma ecco, vogliamo un po' capire cosa è accaduto nella maggioranza, perché c'è stata questa frattura? Allora, Felicia, intanto io ti ringrazio per questo invito, perché grazie alla tua emittente televisiva posso quantomeno permettermi di esprimere quella che è diciamo, la nostra posizione, ma posso assolutamente diciamo, rimandare al mittente quelle che sono state le accuse becere e che hanno toccato la sfera personale di 3 consiglieri comunali chiamati per nome e cognome in consiglio comunale. E sono stati chiamati traditori, ricattatori politici e mi devi consentire di intervenire su questo punto perché la politica non deve mai, e dico mai, arrivare a offendere sul personale determinati soggetti, ma mi devi consentire di dire a tutta la città che non è assolutamente vero che 3 consiglieri comunali, Marika Longo, Marco Rifino e Alessandro Cornacchia, abbiano mai, e dico mai, ricattato politicamente il sindaco. Così come non è vero che i 3 consiglieri comunali abbiano portato a fronte di ricatti il sindaco sia a revocare una giunta sia a dimettersi. Noi siamo sempre stati in 3 anni e ancora oggi leali.
Non esistono consiglieri leali e consiglieri sleali. Esistono sicuramente delle responsabilità, ma la lealtà io l'ho dimostrata in consiglio comunale sempre con la presenza, con i voti, e questi sono fatti oggettivi e documentati. Non ho mai ricattato politicamente il sindaco, perché il termine ricatto non ha mille sfaccettature, ne ha una. Non ho mai chiesto alla prima cittadina, non abbiamo mai chiesto alla prima cittadina poltrone, incarichi o altro. Abbiamo, è vero, sollevato delle criticità su quella che era un metodo e un'azione di governo che andava sicuramente migliorata. Abbiamo sollevato delle perplessità che portavano anche a una forma di dissenso su determinate posizioni, su determinati comportamenti, ma mai sono stata sleale o ho ricattato il sindaco con poltrone per ottenere chissà che cosa. Questo io invito il sindaco a dire se Marica Longo, Marco Rifino, Alessandro Cornacchia, in 3 anni, fino al minuto prima di entrare in consiglio comunale, le hanno mai chiesto poltrone o incarichi. Anche perché, Felice, come dice lei, esiste una dignità. La dignità è una dignità che appartiene alle persone e non permetto a nessuno, men che meno alla politica, di intaccare l'onorabilità e l'onestà di 3 consiglieri comunali che hanno lavorato e vogliono lavorare per questa città in maniera onesta e leale. Questo, scusami se ho fatto questo preambolo, ma era necessario e dovuto. Avrei voluto anche farlo con lo stesso mezzo con il quale siamo stati accusati, e con il quale sono stati mistificati i fatti in Consiglio Comunale, perché il sindaco è un sindaco dimissionario, ma sicuramente non perché ricattato dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Marica, Alessandro e Marco. Vabbè, per chi conosce la politica sa bene, molto bene, che quello che si dice solitamente non corrisponde mai al vero. Quando si vuole mostrare una facciata di un problema, e poi il vero problema è altrove, insomma, oramai i politici li conosciamo, che la maggioranza di Rosa Melodia cominciava a scricchiolare, l'abbiamo capito comunque già prima che lei Sì. sciogliesse, diciamo. Allora, Felice, noi ci siamo anche incontrati in precedenza. Non da ultimo ci siamo incontrati qualche mese fa, dove abbiamo raccontato alla città che c'era stato un momento anche di crisi all'interno del Partito Democratico, che aveva chiesto alla prima cittadina di modificare il metodo, di aprire i confronti, di non decidere in autonomia, ma Avete fatto anche un comunicato stampa avevamo nel fatto quale elencavate una serie tutta di una questioni. serie di questioni. Non ci siamo mai tirati indietro, mai in maniera trasparente lo abbiamo anche rappresentato alla città, perché volevamo, diciamo, essere più incisivi e portare a casa delle risposte concrete, delle azioni evidenti. Quindi, volevamo manifestare a lei e poi anche all'intera città il fatto che il PD c'è e il PD vuole lavorare per fare le cose in questo territorio. Ricorderai bene che quella crisi è stata anche, diciamo, conclusa con un documento che invitava, poi fatto circolare, diciamo, era un documento interno, poi fatto circolare perché sappiamo come vanno le cose, ma era un documento dove nero su bianco noi abbiamo chiesto al sindaco, oltre al cambiamento di metodo, tutta una serie di temi sui quali volevamo dare delle risposte, intervenire, incidere, eccetera, eccetera. Adesso però mi devi consentire anche un passaggio fondamentale, proprio Io per ti fare lascio chiarezza. parlare perché No, ti ringrazio. voglio Oggi, capire diciamo, dove andremo a finire con questa storia. Ecco perché non ti allora, interrompo. io vorrei chiarire un aspetto oltre a quanto già detto alla città per evitare che i fatti vengano mistificati e diciamo poi si crea quel chiacchiericcio e quell'interpretazione autonoma che non porta a niente, non aiuta nessuno, né i consiglieri comunali, né i partiti, né la città, perché noi dobbiamo pensare poi alla fine direttamente alla città. La crisi non è nata il 6 settembre 2021, quando il sindaco si dichiara dimissionaria, addossando l'accusa e responsabilità a soggetti ben precisi con nome e cognome. La
crisi è stata innescata dal sindaco quando il 9 agosto 2021 ha azzerato una giunta. Quindi diciamo partiamo con quelli che sono i dati oggettivi e che tutta la città conosce. Esisteva una giunta che sicuramente stava operando e che sicuramente qualche risultato l'ha portato, perché non posso pensare che i famosi 40 milioni di euro che arrivano nel nostro territorio sono opera di solo ed esclusivamente Primo Cittadino, ma c'è tutto un lavoro che è stato fatto da questi assessori. Quindi mi chiedo come mai all'improvviso, senza convocare i segretari di partito, senza una preliminare riunione con i consiglieri comunali, si va ad azzerare una giunta. Quali sono le motivazioni che hanno portato all'azzeramento di questa giunta? Partiamo da questo, perché questa è la domanda che noi abbiamo posto al Primo Cittadino e sul quale volevamo e vogliamo delle risposte, ma non solo io come consigliera comunale, che posso anche conoscere una parte dei fatti, ma la città deve sapere come mai il sindaco il 9 agosto ha azzerato un'intera giunta. Perché se un sindaco azzera una giunta, perché, lasciamo stare l'affievolamento della fiducia, perché gli assessori non svolgevano bene il suo operato, lo deve dire ai partiti, lo deve dire ai consiglieri, perché se è vero che gli assessori non stavano svolgendo un buon operato, dobbiamo diciamo intervenire anche come consiglieri comunali. Se invece gli assessori non stavano svolgendo un buon operato, i consiglieri avevano abbandonato il sindaco, i partiti non funzionavano, inizio ad avere io dei dubbi proprio sul sistema. Cioè, se tutto non funziona, e allora diciamo non devo dire io la conclusione di questa situazione. Io voglio ancora oggi conoscere quali sono le ragioni che hanno spinto il Primo Cittadino a azzerare l'intera giunta, perché se è quello che è stato detto in Consiglio Comunale, dare un campanello d'allarme ai partiti, il Primo Cittadino in maniera molto serena chiama tutti quanti al rapporto e dice: non sta funzionando bene la macchina e quindi o diamo una sterzata o alziamo i remi in barca. Ma lo dice nella stanza in riunione dove si deve trovare una soluzione. Noi abbiamo subito la crisi innescata dal Primo Cittadino. Questo lo voglio chiarire, perché oggi è troppo comodo accusare, trovare dei capi espiatori e accusare delle persone, dei ragazzi che al sindaco non hanno mai chiesto niente, che si sono permessi di esprimere la loro opinione, si sono permessi di dire che era necessario dare un cambiamento all'andamento di questa amministrazione e poi presentarsi dimissionaria in consiglio comunale. Perché io sono stata in maggioranza fino a un minuto prima, ero seduta nei banchi della maggioranza sia il 6 settembre sia ieri, e non mi sembra che abbia fino ad oggi, con atti alla mano, mai espresso un dissenso, diciamo un voto contrario su qualche provvedimento. Io quello che non riesco ancora oggi a comprendere è perché si sta lasciando passare un messaggio sbagliato, quando in realtà forse la verità è anche più bella del messaggio o delle accuse. Non sono qui per dirti che esiste un colpevole, a differenza, non sono qui per dirti che esiste il colpevole, il Primo Cittadino, che esistono dei colpevoli con nome e cognome. Scusa, però, io qua sono qui per dirti. Se un sindaco dice questi tre del PD mi ricattano, vuol dire che vuol dire che non è vero, vuol dire che ha delle motivazioni, e voglio delle conoscerle argomenti. Allora voglio conoscerle, perché il ricatto, il termine ricatto, non ha fraintendimenti. Allora voglio conoscere, perché a casa può sembrare che Marica Longo abbia detto al sindaco, abbia ricattato il sindaco per questioni diciamo brutte di potere, non è stata accontentata e quindi non so che cosa ha fatto delle valutazioni. Non è vero.
E non è vero, io voglio essere smentita su questo aspetto. Io voglio che si dica cosa Marika Longo ha chiesto al SETA. Allora, noi abbiamo, partiamo diciamo un po' dall'inizio, perché bisogna, diciamo, per onestà intellettuale, no, fare una ricostruzione. Io voglio farle capire anche a casa queste cose. Noi partiamo dall'inizio. Io credo che mai come in questi giorni il pubblico stia seguendo la nostra rubrica quotidiana proprio per cercare di capire, perché insomma i politici sono molto social, ma è preferibile, ecco, ascoltare un bel discorso. Io voglio partire veramente dall'origine, voglio partire proprio dalla campagna elettorale, cioè da quei palchi che vedevano diciamo giovani consiglieri, giovani che poi sono divenuti consiglieri comunali, che chiedevano alla città una fiducia incondizionata, perché volevano con entusiasmo, grinta, eccetera, provare a fare del bene a questo territorio. Premesso che chiaramente questi giovani erano la prima esperienza, e questo è un dato, diciamo, incontrovertibile, ma non può diventare un peso nell'amministrazione, e non si può dire che i giovani sono diciamo una cosa positiva, bella in campagna elettorale, e poi una volta eletti diciamo sono quasi un peso o sono quasi inutili, perché il sindaco ricorderà bene che diciamo io stessa ero accanto a lei quando ci siamo insediati e abbiamo affrontato proprio di petto la questione della gestione dei rifiuti. Voi ricorderete come siamo partiti? Noi siamo partiti con ancora i bidoni per strada, bidoni incendiati, una gestione che stava cambiando, una situazione non molto semplice. Era il mese di agosto, quindi quando si dice l'isolamento, la gente va in vacanza, era il mese di agosto, ero al suo fianco. Come mai poi ad un certo punto, diciamo, si è nei fatti e anche un po' esplicitamente chiesto un isolamento? Perché qua esiste un dato di fatto, esistono dei giovani che sono diventati un peso una volta eletti, esiste quindi che non hanno avuto più la possibilità di incidere, di intervenire, di operare. Esistono dei consiglieri, dei partiti che hanno portato e volevano confrontarsi in maniera chiara su determinate tematiche, hanno chiesto di avere delega nel poter ricoprire un ruolo di attenzione su un tema, delega in senso stretto, nel senso non una visibilità, una spilla, semplicemente essere autorizzati anche dal sindaco, che significa avere un peso maggiore quando si entra negli uffici e si è autorizzati dal sindaco a attenzionare un determinato tema e a portare dei risultati. Questo non è stato fatto. Noi abbiamo chiesto diciamo di poter intervenire, di poter aprire un confronto e risolvere la questione del mattatoio comunale, ma non perché interessa alla consigliera, al consigliere. Intanto era un punto programmatico, e secondo è un tema abbastanza complicato che può divenire fallimentare. Abbiamo diciamo chiesto di aprire un tavolo sulla questione per cercare di risolvere la situazione nei confronti di quella categoria degli allevatori che è in ginocchio perché è abbandonata dalla politica. Allora, scusami se ti interrompo, siccome il discorso credo di aver capito, insomma, dove vuoi arrivare, insomma, potremmo chiuderlo dicendo che comunque voi in questi 3 anni avete dimostrato sempre vicinanza e fedeltà. Sì. Però noi abbiamo di contro un altro aspetto che spesso parte della maggioranza non, come si dice, un po' come quando noi diciamo da questo orecchio non sente, la comunità, la città. Sistematicamente, quotidianamente, tutti i giorni dice che questa amministrazione, governo Melodia, i suoi assessori e quindi tutta la sua squadra ha deluso i cittadini. I cittadini, ecco, non si sentono ricambiati della fiducia che hanno posto in questo governo di centrosinistra, e quindi probabilmente di lì è nata tutta la discussione del primo cittadino, perché uno dei temi sollevati dal primo cittadino nel discorso delle dimissioni era
il fatto che alcuni componenti della maggioranza già stanno pensando alle prossime elezioni. Quindi vuol dire che lei è consapevole che a questo punto la città ha perso veramente la fiducia nel centro-sinistra. Vedi, questi sono i giochi, le frasi politiche che fanno male alla città, non ai singoli soggetti, perché diciamo, se l'obiettivo anche in consiglio comunale, il sindaco ha parlato di personalismi, di scenari politici, di persone che volevano la scena politica. Questo è un altro concetto che non accetto e che rimando chiaramente al mittente, anche perché Felice, guarda, noi abbiamo anche il polso della città, perché chiaramente essendo consiglieri comunali e non ragazzi, consiglieri comunali eletti, abbiamo anche dei cittadini che vengono direttamente ad esprimere le loro doglianze, a chiedere la soluzione di determinati problemi. Quindi il sentimento dei cittadini lo conosciamo molto bene. Se fosse stato semplicemente un gioco di potere, probabilmente sarebbe stato anche di più semplice soluzione. Invece c'era da parte nostra la voglia di trovare un nuovo metodo per poter dare quelle risposte, far capire ai cittadini che vi state sbagliando, perché le cose non sono come voi le notate, ma si sta operando e si sta agendo in una maniera differente, provando veramente a risolvere delle questioni annose. Quindi io faccio fatica a pensare che le criticità sino ad oggi sollevate possano essere confuse con un semplice aspetto politico di una maggioranza che sta pensando a cosa fare successivamente. Veramente faccio proprio fatica. Faccio fatica perché va in contrasto con quello che è stato fino ad oggi. Noi non abbiamo detto alla prima cittadina, noi abbiamo detto alla prima cittadina in maniera molto chiara, ma sempre, dietro le quinte, non in consiglio comunale, dietro le quinte, che ci sono dei problemi che vanno risolti, che ci sono delle situazioni, soprattutto di metodo, che vanno cambiate, perché non ci si può governare da soli, altrimenti si rischia di essere isolati. Non abbiamo abbandonato la prima cittadina. Questo passaggio è importante. Allora, io proprio in chiusura di trasmissione vorrei toccare un altro argomento, diciamo in maniera marginale, non vorrei entrare proprio nello specifico delle tematiche. Noi abbiamo il sindaco che il 9 giugno azzera la giunta. Sì. 9 agosto, pardon, sì. Azzera la giunta perché a luglio ha avuto un monito dalla prefettura. Noi avremmo dovuto approvare la variante di bilancio. Adesso l'assestamento di bilancio. Chiedo venia, sì. Quindi avremmo dovuto approvare l'assestamento di bilancio. Per questo c'è un termine ultimo che, se non erro, pare sia il 19 di settembre. Sì. Adesso c'è il consiglio comunale, vi riunite perché c'è da discutere queste questioni molto delicate, importanti e vitali per il proseguimento della vita amministrativa e politica del governo attuale, e succede che il sindaco dà le dimissioni con la presenza di tutti voi. Sì, in aula. Eravamo tutti presenti. E poi cosa succede? Attacca con, diciamo, nome e cognome, fa il primo cittadino, il discorso c'è, l'hanno visto tutti in televisione, attacca un gruppo di consiglieri della sua squadra. Il giorno dopo, o meglio, dopo 2 giorni, ieri c'è il Consiglio Comunale, l'opposizione. Noi eravamo presenti. L'opposizione lo disse, venne qui Antonello La Terza e dice: noi non faremo da stampella. Quindi è un problema della sinistra, sì, del governo. Quindi se hanno i numeri per portare avanti i lavori consigliari, che lo facciano. Ma la cosa che ha un po' sorpreso tutti dopo le dimissioni della sindaca è il fatto che ieri c'eravate solamente voi in aula. Quindi i suoi 10 fedelissimi, quelli rimasti, non c'erano. Noi eravamo in aula anche perché
Non vedo il motivo, nel senso, noi eravamo in aula, sì, è vero, c'è un sindaco dimissionario, quindi adesso proprio tecnicamente come funziona nell'ipotesi in cui il sindaco è assente nella sala consiliare, se possa essere stato questo un motivo per aver spinto, diciamo, tutti i consiglieri a non presentarsi in consiglio, può essere, non lo conosco. Noi eravamo in aula, ma chiaramente eravamo quattro persone, quindi il consiglio Vabbè, non c'era non il è numero partito legale. perché non c'era il numero Oggi legale. pomeriggio ci sarà l'ultimo dei tre consigli programmati per il 6, l'8 e il 9 di settembre, che erano programmati in un'unica convocazione di 3 giorni, per cui anche oggi pomeriggio ci sarà la diretta su Canale 2 nel caso in cui i lavori si svolgano. Ma se dovesse accadere quello che è accaduto ieri, i cittadini cosa penseranno, secondo te? Beh, sicuramente non oso immaginare cosa stanno pensando i cittadini, perché poi vedi queste diatribe che dovrebbero essere interne, non perché non vanno esternalizzate con trasparenza all'esterno. È chiaro che una volta che si fanno delle accuse pesanti non è possibile quantomeno non difendersi quando si pensa di essere, non dico dalla parte della ragione, ma dalla parte della ragione sul discorso dell'onestà della persona. Non oso immaginare come possano valutare anche questi comportamenti, perché è chiaro che andranno poi successivamente spiegati, andranno spiegati dalla politica, dai consiglieri, dal sindaco. Certo è, la situazione è complicata, c'è una crisi diciamo in atto, aggravata da quanto è stato appunto detto nell'ultimo Consiglio Comunale, aggravata dal messaggio che si è voluto far passare, che non è assolutamente quello. Quindi io aspetto che diciamo, l'evolversi della situazione, poi sicuramente ci sarà una spiegazione chiarificatoria di tutto alla città. Beh, di Il fatto. problema non è il Consiglio Comunale di ieri, il problema è che effettivamente si è verificata una situazione non carina, ma diciamo io devo dire una cosa, non si può avere paura della libertà dei giovani e non si può avere o impedire la possibilità di esprimere un proprio pensiero, si può confutare, si può dire che effettivamente si deve anche un po' prendere atto, perché proprio perché la ragione non sta da nessuna parte, non esistono colpevoli e innocenti, traditori e fedeli, responsabili. Esistono delle responsabilità, ognuno nella propria percentuale, è chiaro che queste responsabilità delle osservazioni che un gruppo, una maggioranza esprime, si deve anche prendere atto, perché non siamo, diciamo, completamente folli. Se si esprimono delle questioni, io vorrei essere smentita, vorrei trovare una soluzione per risolvere il problema, ma non mi si può dire non parlare, perché verrebbe proprio meno il mio essere persona. Va bene, abbiamo veramente chiuso, proprio l'ultimo minuto. Il PD è stato commissariato, il PD di Altamura, arriva la Carra e dice noi i governi li sosteniamo, non siamo quelli che li fanno cadere. Non è che sotto sotto sperano che questi ragazzini diano le dimissioni da consiglieri No, comunali guarda, per fare poi la surroga di altri guarda, i tre. governi li sosteniamo, diciamo, il commissario sta arrivando e sicuramente avremo un confronto, diciamo, personale con il commissario, a cui diciamo, racconteremo come sono andate le cose, perché poi tra quello che viene detto, i giornali, le dichiarazioni del sindaco, magari hanno spiazzato lo stesso segretario regionale, a cui invece spiegheremo effettivamente quali erano le nostre posizioni e che noi abbiamo semplicemente espresso delle criticità e nessuno ha diciamo, voluto altro. Abbiamo espresso delle criticità sulle quali
Volevamo trovare insieme al sindaco e abbiamo chiesto al sindaco una soluzione che non fosse l'accontentarsi con poltrone o altro, ma una soluzione per permettere di uscirne orgogliosi, perché guarda, è stato detto che non abbiamo orgoglio, io ho orgoglio nell'essere consigliera comunale, sono orgogliosa e onoro non solo il consenso, tutti i cittadini. Però voglio altrettanto essere orgogliosa nel dire che siamo riusciti in 3-5 anni e quelli che sono a portare a casa determinati risultati, e io ero lì non per altro, ma semplicemente perché volevo fare del bene a questo territorio, altrimenti non ha Va senso bene. Il proseguo del governo è nelle vostre mani, il futuro del governo di Altamura è nelle mani del PD o no? Nelle mani di tutti, va bene. Chiudiamo dicendo forza Bari, perché ogni tanto i baresi vengono qui grazie alle manfrine che, insomma, stando a quello che è il loro punto di vista, combinano i nostri sicuramente politici. Ma diciamo, accade anche a destra, non è che... Sì, no, ma sicuramente c'è un segretario regionale del Partito Democratico che... chiaramente prende atto di una situazione. Altamura è la città più grande, diciamo, dell'area metropolitana, e quindi è chiaro che è una questione che non può non valutare neanche la... D'accordo, noi abbiamo cercato un po' di estrarre dal tuo discorso alcuni pensieri, ecco, per capire se c'è un futuro politico nella nostra città, staremo a vedere. Grazie per essere stata qui. Grazie a te, Felice, per questo invito. Bene, cari amici, è tutto anche per la puntata di oggi. Vi ricordo, alle 18 trasmetteremo in diretta il Consiglio Comunale anche di oggi sul canale 2 TV e anche in streaming sul nostro sito. E io vi saluto e, come sempre, vi diamo appuntamento tutti i giorni alla solita ora con Canale 2. C'è.